parla più di eventuali cessioni di De Rossi o di Pjanic, notizie che invece sono uscite la settimana scorsa, e mi auguro che da qui a lunedì ci possano essere delle buone nuove, Roberto. Allora, fermo un attimo Luigi Pasculli, do un comunicato a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che ci seguiranno anche in registrazione. Ci sono dei problemi con la connessione verso Spreaker, per cui ci sono quei 10-20 secondi che ogni tanto la connessione cede. Non demordete perché troverete questa è la Roma divisa in più cartoline. Ascoltatele tutte insieme perché c'è un bellissimo mosaico. Chiedendo scusa dell'inconveniente che non dipende dalla redazione di stapradio.it, mi raccomando, continuate a seguirci. Torniamo a noi. Allora, delusi e mortificati la scorsa settimana, oggi che cosa facciamo? Mettiamo già lo champagne in ghiaccio, lo spumante in ghiaccio o tranquilli, calmi, aspettiamo? Beh, Roberto, per onestà intellettuale dobbiamo dire che quelli di Livorno sono stati sì 3 punti e 3 punti importanti perché la Roma all'esordio non li conquistava da parecchi anni, ma bisogna sottolineare che il Livorno come qualità tecnica è una squadra decisamente al di sotto della media della Serie A, tanto più che sta completando il suo mercato proprio nelle ultime ore acquistando giocatori di categoria. Quindi è una vittoria che va presa, messa in cascina, ma allo stesso tempo va presa con beneficio di inventario. Bisogna lavorare assiduamente anche perché domenica c'è un avversario che nonostante sia una neopromossa, e parlo del Verona, è una squadra organizzata, quadrata, molto ben messa in campo da Mandorlini con delle individualità tecniche di valore, quindi parlo di Luigi. Jankovic, parlo di Toni, parlo di un centrocampo dove ci sono Jorginho e Alfredson che sono comunque dei giocatori che possono far male e la Roma dovrà stare molto attenta. In quest'ottica è molto importante il probabile recupero di Kevin Strootman, giocatore fondamentale per questa squadra, e bisogna un attimino valutare la possibilità di recuperare anche Florenzi che è uscito malconcio la settimana scorsa dopo aver esultato per il gol del 2-0. Io credo che comunque una Roma abbastanza concentrata in palla possa riuscire ad avere la meglio sul Verona. Sarebbe molto importante, soprattutto per il morale di questa squadra che in questa settimana dovrà affrontare una situazione complicata dal punto di vista del mercato, proprio perché è quasi certo che vi saranno dei movimenti che andranno nuovamente a toccare l'equilibrio di questa squadra. Luigi, hai visto per caso qualche tranche di Verona-Milan? Perché siamo stati tutti impressionati favorevolmente da questo Verona, perché molti hanno detto c'è stata la debacle del Milan e allora il Verona era valido, ma a me sembra che Mandorlini abbia fatto una quadratura del cerchio sul campo con i suoi giocatori veramente buona, veramente valida. Poi è chiaro che sono giocatori, qualcuno di primo pelo, qualcuno di seconda fascia, poi magari ti rispondono. Un Luca Toni che di testa ancora ci prende perché è alto quasi 2 metri e ha uno stacco di reni veramente formidabile. Per cui noi che cosa possiamo dire? Come ho detto a Federico, asfaltiamo il Verona a piè pari o ragazzi, attenzione soprattutto ai cross alti perché non la vedo tanto bene. Che dici te, Luigi? No, io sono assolutamente d'accordo con te, anche perché il Verona, ho avuto modo di vederlo sabato scorso, sabato pomeriggio, nella partita contro il Milan d'esordio, è una squadra che gioca molto bene sulle fasce, giocatori che fanno spesso le sovrapposizioni, centrocampisti interscambiabili, una squadra molto, molto fisica e poi c'è quel Luca Toni davanti che sembra intramontabile, un ragazzone di 36 anni che continua a stupire e a segnare gol in Serie A, questo perché probabilmente è un calciatore che conduce una vita sana, una vita regolare, che ha voglia di mettersi in mostra e giocare e perché no, come ha detto lui, anche di ambire ad un posto per i prossimi mondiali, tanto più che lo stesso Prandelli sta addirittura pensando di convocarlo per la prossima partita di settembre contro la Bulgaria. Non sarà una partita semplicissima, Roberto, anche perché, come hai sottolineato prima, il Verona ha destato un'ottima impressione contro il Milan. La Roma quindi dovrà impegnarsi al massimo e riuscire a tirar fuori una partita importante. Certo poi è probabile che qualche giocata importante la debbano fare gli uomini lì davanti, e quindi parlo di Totti soprattutto, ma anche di Florenzi, di Cervinho nel momento in cui giocherà o entrerà. Di De Rossi, dei giocatori più rappresentativi, perché prevede una partita molto rognosa che potrà sbloccarsi anche nel corso del secondo tempo. Addirittura nel corso del secondo tempo, Luigi.
Sì, perché comunque sia, lo abbiamo visto anche a Livorno, la Roma è una squadra che ancora deve entrare in piena condizione. E il Verona rispetto a Livorno è di un tasso tecnico superiore. Mi auguro che la partita possa essere sbloccata il prima possibile, anche se non posso asserirlo con certezza. E credo infatti che per la buona organizzazione difensiva degli Scaligeri la Roma potrebbe trovarsi a un certo punto della partita, quindi anche durante il secondo tempo, a dover scardinare la difesa avversaria. A quel punto saranno importanti anche i cambi dalla panchina, probabilmente Gervinho, probabilmente Florenzi nel momento in cui dovesse subentrare, lo stesso Borriello nel momento in cui dovesse essere chiamato in causa. Fino a che il mercato della Roma non sarà chiuso, tutti i giocatori, anche quelli che al momento sono sul mercato, dovranno dare il loro apporto e per una giusta causa. Luigi, la sensazione di Federico che ci seguiva sempre da Roma, di Federico De Angelis, era quella che, per il momento sensazione, preciso subito, che Marchigno e Borriello sono sul piede di partenza. Tu che notizie hai invece? Allora, le ultime notizie che ho io è che per Borriello è quasi completamente svanita la pista inglese, che sia il West Ham o che sia il Fulham. Rimangono in piedi due piste italiane, quella dell'Inter che nelle ultime ore si sta facendo sempre più forte, proprio perché Mazzarri vuole un vice Milito finché il centravanti argentino non recupererà pienamente dall'infortunio di febbraio. E la seconda è il Genoa, di cui si parla da molti mesi, sempre di un possibile scambio con Gilardino, anche se qui il vero problema è rappresentato proprio dallo stesso Gilardino, che non ne vuole sapere di venire a Roma per fare la panchina, proprio per lo stesso discorso di Toni, ovvero essendo l'anno dei mondiali, vuole fare un anno da protagonista, da titolare anche in una squadra di media fascia di Serie A per guadagnarsi la convocazione di Prandelli. Per quello che riguarda Marchigno, invece, c'è un pressing forte nelle ultime ore, sempre da parte dell'Inter, con la Juventus nel sottofondo. Si parla di una possibilità di cederlo intorno ai 4-5 milioni di euro, la Roma sta valutando, ma prima di farlo vuole trovare un'altra valida alternativa a centrocampo. Quindi probabilmente la cessione di Marchigno sarà una cessione che, così come quella di Borriello, che verrà fatta nelle ultime ore del calciomercato, che ricordiamo chiude lunedì alle 23. Oh, ma parliamo quindi ancora di probabili cessioni da parte della compagine giallorossa, ma qualche altra bella sorpresa come quella di Ljajic, almeno sulla carta per il momento potrebbe esserci, oppure si chiude qua il discorso, visto che il 2 settembre poi si tira giù il sipario? Io credo che le cessioni, se verranno fatte, si limiteranno comunque a giocatori non di primissimo piano, quindi non ai titolarissimi, ma ad esempio a Borriello, ai Marchigno o ai Carrari e Berra che verranno girati in squadre di Serie A o B per fare ulteriori esperienze. Sono invece abbastanza più convinto del fatto che dei movimenti in entrata debbano e possano essere fatti, nel senso che, come sottolineavo prima, la Roma ha la necessità di comprare.